Io sono convinto, come vi dicevo, che la rinascita parte dal basso, dobbiamo liberarci dall'acci e laccioli. Rivoluzione elettorale, rivoluzione del titolo quinto, rivoluzione del doppio bicameralismo perfetto sono condizioni essenziali per rendere possibile, non per solo per due, ma rendere possibile e far volare energie che ancora ci sono, non so per quanto, nella nostra società. La mobilità è al centro di tutto questo, quindi sono molto interessato anche a sapere e a capire nel dibattito di oggi come ci muoviamo nella direzione di migliorarla da tutti i punti di vista. Grazie. Queste le priorità indicate dal presidente di Asso Lombarda Gianfelice Rocca in conclusione del suo intervento al convegno che ha aperto la Mobility Conference 2014 dedicata al tema delle infrastrutture, logistica e mobilità. Sono tre le principali criticità secondo il numero uno degli industriali milanesi: Expo, corridoi europei e sistema aeroportuale. Per riuscire a far volare Malpensa bisogna muoversi freneticamente per il mondo, trovare accordi con altre linee, avere al centro la capacità di far volare, avendo Malpensa perso molti treni nel passato, quindi oggi siamo in una condizione di dover recuperare molti treni persi, compreso il fatto che a Malpensa mancano i collegamenti con l'alta velocità, che rappresentano chiaramente un indebolimento per un aeroporto che ha desiderio di essere intercontinentale. Quindi io sono molto favorevole a fare in modo che ci sia più competitività, più libertà, solo così noi riusciremo a riprendere. Sul tema del sistema aeroportuale è già stato fatto un indirizzo del governo che è il Piano Nazionale degli Aeroporti. Malpensa è strategico ed è l'aeroporto principale. Linate, come Bergamo, come Torino, è un aeroporto di interesse nazionale e noi vogliamo fare sistema. Vediamo di invece rafforzare la nostra compagnia di bandiera, perché il problema non è che se chiudiamo un aeroporto si sviluppa un altro e se abbiamo un sistema che è competitivo o meno. Serve invertire la rotta sulla spesa pubblica in infrastrutture, un tema non solo italiano, anche l'Europa è chiamata a scelte concrete, ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, auspicando che si prosegua sulla strada dell'allentamento del patto di stabilità interno per gli enti locali. Confindustria ribadisce quotidianamente che la crisi, che ancora non ci abbandona, offre l'opportunità per un diverso tipo di sviluppo economico, più intelligente e sostenibile. E questo vale anche e soprattutto per il settore delle infrastrutture, dove le inefficienze sono strutturali e i ritardi oggi più che mai inaccettabili. Promuovere l'industria significa mettere in condizione gli imprenditori di fare bene il loro lavoro, comprendendo e sostenendone le scelte di innovazione, modernizzazione e qualificazione. E le infrastrutture giocano in questo senso un duplice ruolo. Da un lato sono necessarie e funzionali all'efficienza delle imprese. Una rete di trasporto moderna è determinante per avere anche servizi logistici efficienti. Dall'altro, la realizzazione delle opere pubbliche è essa stessa espressione di una domanda pubblica che può guidare e orientare la produzione industriale. Migliorare la qualità delle nostre infrastrutture, dei materiali, della dotazione tecnologica contribuisce a perseguire e raggiungere obiettivi strategici e trasversali in termini di tutela ambientale, delle risorse, efficienza energetica e innovazione. Tutto questo rimarrà sulla carta se non saremo in grado di fare la nostra parte, realizzando concretamente le infrastrutture di nostra competenza. Realizzare opere pubbliche nel nostro paese non è cosa facile, anzi è estremamente difficile. L'ottavo rapporto della Camera dei Deputati e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici sullo stato del piano per le infrastrutture strategiche conferma che al di là dei tentativi di ridurre il numero di interventi e di dirottare su di essi le esigue risorse disponibili, non siamo riusciti ancora a risolvere il nodo della capacità di avere il respiro strategico di programmare e attuare gli interventi. Le criticità restano sempre e comunque tutte in piedi. Penso ai tre grandi temi sui quali siamo quotidianamente impegnati per una soluzione: pianificazione e programmazione efficienti, semplificazione delle procedure, partecipazione dei privati alla realizzazione delle infrastrutture. Sui rapporti Italia-Svizzera, invece, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, così si è espresso. Sulla Bellinzona, molto in su, alla fine del 2016, e poi arriverà il Ceneri alla fine del 2019 a Lugano.
e poi dovremo capire come fare ad arrivare a Milano, perché c'è da fare probabilmente una galleria sotto il lago di Lugano di 30 km. Uh-huh. E quindi bisogna che qualcuno decida cosa fare. Noi guardiamo solo ai problemi di trasporto, però piuttosto che dire sempre che siamo in ritardo noi fare quattro binari tra Monza e Como, visto che abbiamo già fatto Monte Limpino, facciamo presto. Se si devono fare 30 km sotto il lago di Lugano, capite, la cosa è un pochettino più difficile. Quindi gli svizzeri facciano come devono fare tutti.